Quanti prodotti devo vendere per guadagnare i miei primi 1000 euro al mese online? Bella domanda e ti rispondo all'interno di questo nuovissimo video. Benvenuti, ciao a tutti, ciao da Yuri Tufano, The Wolf of Amazon. Bene, in questo video andiamo a parlare di questa questione, questa domanda che in tantissimi vi ponete, in tantissimi mi fate anche durante le live pubbliche, ci fate via mail, privatamente, ed è una domanda legittima. Quindi andiamo a vedere, cerchiamo di rispondere quindi a questo dubbio, a questa domanda che vi ponete in tantissimi. Quindi quanti libri, quanti libretti, quindi quanti prodotti digitali devi andare a pubblicare per arrivare ai tuoi primi 1000 euro o 1000 dollari online? Bella domanda. Ti risponderei a questa domanda con il classico dipende. Quindi il classico dipende che usano un po' tutti i formatori italiani e non, soprattutto gli italiani. Gli italiani piace molto usare il termine dipende, soprattutto quelli che spesso non sanno argomentare, ok? Quindi siccome vogliamo argomentare e dare una risposta a questa domanda, ok? Quindi quanti libri, quanti prodotti servono per arrivare ai primi 1000 euro? Partiamo facendo degli esempi. Quindi mettiamo il caso che tu vada a pubblicare in totale autonomia. Intanto ti ricordo, se non l'hai fatto, accedi al corso gratuito che troverai qui in descrizione, che ti permetterà di incominciare a pubblicare i tuoi primi libri in completa autonomia. Non è il classico corso gratuito che non serve a niente, è il corso gratuito messo lì tanto per. Questo è un corso gratuito di svariate ore che ti insegna come trovare le keyword, come scrivere il tuo primo libro con intelligenza artificiale oppure anche senza intelligenza artificiale, come fare il lancio del tuo libro, come fare le Amazon Ads in maniera completa ed esaustiva, tutto spiegato all'interno del corso. Quindi ammettiamo che tu stai facendo questi tuoi primi libri in maniera del tutto autonoma, ok? Quindi non ti vuoi affidare al team di professionisti di WePublishing, quindi non vuoi che te li facciamo noi, non vuoi che ti faccia nessun altro il business per te, vuoi farlo completamente da solo. Quindi mettiamo il caso che sei inesperto, vuoi farti il business completamente da solo e vuoi testare, vuoi bagnarti i piedi, come si dice in gergo, oppure vuoi provare a farcela. Mettiamo caso quindi che, essendo inesperto, i tuoi primi libri non siano un granché. Ci sta, è normalissimo. Quindi non aspettarti che se stai facendo il business in completa autonomia da solo, il primo libro sarà il libro che ti farà fare 1.000 dollari in un singolo mese. Ok? Potrebbe essere, abbiamo casi di studenti che con un solo libro, il primo libro, hanno fatto 1.000 dollari in un singolo mese, però facciamo l'esempio, quello un pochino più conservativo, quindi facciamo che non fai subito col primo libro 1.000 euro, 1.000 dollari. Ok? Il primo libro, facciamo finta che sia una ciofeca totale, ok? Non è andato bene. Potevi fare tutto meglio, ok? Chiaramente per inesperienza, potevi fare meglio la copertina, potevi fare meglio la descrizione, non sai bene ancora come ottimizzare le ads, più che altro perché non hai tantissima esperienza, oppure non sei affiancato da un coach. Ok? Quindi stai facendo da solo, il libro è più o meno una ciofeca, non stai guadagnando tantissimo. Il tuo primo libro, mettiamo caso che tra spese di ads spendi 100 di ads e guadagni 200-250. Quindi con il primo libretto, primo mese, porti a casa 150-200 euro, 200 dollari. Ok? Vedi che sto già facendo questo tipo di esempio, stiamo, no? Arrivando più o meno a farci un'idea di quanto ci potrebbe servire per arrivare a fare i nostri primi 1000 euro al mese. Ma stiamo parlando del caso che ti stai facendo completamente da solo il business, quindi non hai esperienza, ok? Perché se mi rivolgessi a un publisher, quindi a una persona che sta pubblicando libri da 5 anni, questa persona sa già più o meno cosa fare, uno o due libri minimo, garantito già 1000 se non di più, ok? Quindi ti dico subito, publisher che ha esperienza, che pubblica già da anni, un libro, due libri, tre libri, magari già 5K, ok? Già 5.000 dollari al mese. I 1000 se li fuma velocemente, non se ne accorge nemmeno, perché pubblicando velocemente uno, due, tre libri su Amazon subito arriva a 5.000, che i 1000 non sono neanche un obiettivo. Però per chi parte da zero, giustamente,
si chiede come arrivo, quanti ce ne vogliono per arrivare a 1000. Bene, quindi primo libro è una mezza ciofeca. Primo libro mezza ciofeca, fai solamente, tra virgolette, 200. Qualcuno di voi che sta guardando questo video mi dirà, ma io sinceramente, a fare 200 euro al mese con un libretto, ok? Con un solo libro, e ne faccio uno al mese per 12 mesi, mi porta a casa la bellezza di 2400 euro in più all'anno. Che per alcuni, così come era per il sottoscritto quando facevo il ferroviere, quando guidavo i treni, 200 euro corrispondevano a due giornate intere di straordinario, più o meno, ok? Lavorate, quindi si rinunciava al giorno di riposo per andarsi a guadagnare 100 euro in più. Due volte al mese erano 200 euro in più, più o meno, ok? Euro più, euro meno. Quindi, anche solo andarsi a guadagnare questi 200 euro potrebbe essere, ok, che magari non è che faccia schifo a tanti, soprattutto chi inizia da zero, chi non ha mai guadagnato niente online. C'è la storia di Pietro, che magari avete già sentito, già visto, studente che si è presentato da me, guadagnava, avendo provato altri percorsi, appena 100 euro al mese con il business del publishing. Lo stesso libro che lui aveva, che gli faceva appena 100 euro, 100 dollari, perché vendeva sul mercato americano, al mese, modificando la copertina e modificando la descrizione in coaching, l'ha portato a 2500 dollari al mese. Quindi è vero che c'è il discorso dipende, ma cerchiamo prima di capire. Quindi ammettiamo che tu fai ogni libro una ciofeca. Se ogni libro è una ciofeca, quindi facendo un minimo di Amazon Ads, una copertina che non sia proprio scandalosa, però non è bellissima, una descrizione che non è super mega perfezionata, fatta da un team di esperti, l'hai fatta tu, fai 200 dollari con un libro. Ne fai 5, con 5 libri tecnicamente dovresti aver fatto i tuoi primi 1000 dollari, probabilmente di più. Perché ti dico di più? Perché il primo è una ciofeca, ragazzi. Questo business è un business learn by doing, è un business che si impara facendo, ok? Quindi il primo sarà una ciofeca, il secondo sarà un pochino meno ciofeca del primo, il terzo lo sarà ancora un po' meno, il quarto, quinto, sesto, via dicendo, saranno sempre meglio. Ecco perché ti dico, se il primo, che non è un gran libro, ti farà magari 100, 200, 250, 150, più o meno, facciamo una media di 200, non ci possiamo aspettare che tutti i libri facciano 200 fino al quinto. Impossibile. Ve lo dice uno che ha un'esperienza di oltre 1600 ore di coaching fatte con aspiranti publisher. Coloro che non arrivano al risultato, ok? Sono coloro che non pubblicano libri, sono i consumatori, io li chiamo i consumatori di corsi, ok? Comprano corsi a terremoto, tutti i corsi possibili e immaginabili, hanno paura di perdere le informazioni, ok? Quando gli basterebbe semplicemente entrare in WePublishing, prendersi le migliori informazioni presenti sul mercato e pubblicare, ma non pubblicano. Il loro problema è che non pubblicano. E allora nasce WePublishing, ok? Nasce WePublishing perché con WePublishing siamo noi a dare i libri pronti a voi per andare a pubblicare. Quindi non c'è più la scusa della nonna malata, la moglie con incinta, il figlio con i problemi a scuola, il lavoro che ti copre di straordinari perché sennò altrimenti non riesci a portare la pagnotta a casa, ok? Siamo noi a consegnare tutti i materiali pronti alla pubblicazione all'aspirante publisher, e vedrai che questa traiettoria per arrivare ai primi 1000 al mese, o i primi 3000, o i primi 5000, a seconda di quello che è il vostro obiettivo, saranno sicuramente inferiori il numero di libri richiesti per arrivare a questo obiettivo. Ovviamente c'è un team di esperti che lo sta facendo per voi. Non sono persone che devono imparare a fare il publishing, ok? Quindi se tu hai stimato, secondo questo video, che ti ci vorranno 2, 3, 4, 5 libri per arrivare a 1000, è evidente che non ti serviranno 5 libri forniti da un team di esperti, ok? Quindi per rispondere alla domanda quanti libri ci vogliono per arrivare ai primi 1000 dollari, più o meno abbiamo capito. Quindi se partiamo da un libro che ti fa appena 200, il primo, perché sei inesperto, tecnicamente al quinto libro dovresti arrivarci.
se non stai sbagliando completamente tutto, dovresti arrivarci. Non esistono publisher che al quinto libro rimangono a zero. È impossibile. La maggior parte dei publisher che non ha successo non pubblica mai, oppure pubblica il primo libro, non ha successo e si ferma completamente e abbandona. Ok? Spero di aver risposto alla tua domanda. Ci vediamo in uno dei prossimi video. Un saluto. Ciao da Yuri Tufano, The Wolf of Amazon.